Un bel viaggio può essere rilassante, ma anche noioso su questa nave. Se vuoi movimentare un po' le cose, da un'occhiata al mio registro. Prendo nota di tutto ciò che potrebbe interessare a un impavido capitano. Va bene, lo farò la prossima volta, con calma. Per ora, occupiamoci di tracciare la nostra rotta. Megaride, arriviamo. E con un uomo in più. Eccoci tornati in mare. Fermi ragazzi. Non so come posso dire di fermarvi, ma ci sta roba qua. Bravi, vai, cantate, però questo non... No, no, che su Irene, fermi. Voglio che vi fermiate un attimo. Il comandante ha lasciato il timone. Ecco, io lascio il timone mentre cantate, no? Che diavolo c'è qua sotto? No, volevo saltare e... Wow! Ok, ci siamo. Forse avrei dovuto... Lì c'è una bestia che mi sta per fare del male, probabilmente. Ok, un attimo, risaliamo. Risaliamo perché qui la vedo molto difficile. Immagino ci siano squali o similari. E qui con Alt non c'è assolutamente nulla. Fantastico. Oddio, dopo dovrò tornare alla barca. Ok, quindi... Ok, quello non mi sembra troppo aggressive. Era lontano il ragazzo qua. Ok, mostra obiettivi. 3 tesori? Mi sono perso qualcosa. Questo è anche meglio del nostro. Ora, vorrei riemergere velocemente prima di utilizzare di nuovo il buon Icaro. E a questo punto immagino che noi ci siamo persi in alto. No. Mi sembrava che... Ok. Ma c'è qualcos'altro. Quello è palesemente uno squalo. Non sarà simpatico. Anche perché... Come si gestisce il combattimento sott'acqua? Ok, posso utilizzare la... Oh, diavolo, ce n'è più di uno! Ok. Oh, diavolo, no. Oh, diavolo. No. Via. No. Aia. Sì, lo tengo premuto, ma... Buoni tutti. Che gli squali pare non tornino in superficie più di tanto, il che è davvero apprezzato. E ci mancava un forziere, dov'era? C'eravamo passati proprio vicini. Eccolo qua. Ok, fissiamo un attimo giusto per essere... Ci stava sotto anche qui uno squalo? Speriamo di no. E dovremmo quasi essere... Tra l'altro abbiamo dato anche degli oggetti simpatici. Appunto. Molto simpatici. Anche di livello più alto del nostro. E questo ci gusta. Ora, ci sta un modo per tornare... Ok, stavo per dire per tornare velocemente alla nave. In realtà erano abbastanza vicini, ragazzi. Ora, quindi, torniamo verso la Megaride e buona parte delle missioni a tempo sono scadute. Cioè, buona parte. Una è scaduta, l'altra no, ma ci faccio davvero poco affidamento. Nel caso ce ne dovessero essere altre... Ma guarda, la prendo senza nessuna volontà reale di farlo. Penso che le navi mercantili non siano probabilmente... colpevoli, saremmo a tutti gli effetti dei pirati. Non so come vedere questo aspetto della questione. Allora, livello 9 sicuramente non ce lo possiamo mettere. Peccato.
qui peggiore assassino di tantissimo. Cacciatore armatore. Vabbè, facciamolo. Per ora facciamo. Riusciamo quasi sempre a one shottare le persone, quindi quello non è un grosso problema. Questo era peggiore per l'assassino, anche qua di troppo per i miei gusti. Questo sarà da assassino, quindi questo sarà positivo. Quando e se arriveremo al livello 9. E qui cosa abbiamo di nuovo? Abbiamo un luogotenente, ok. E credo nient'altro. Risorse, sto a 0 di legno perché abbiamo craftato delle frecce. Ah, e qui abbiamo una polena sbloccata, la polena dell'aquila. E ce la piazziamo proprio frontalmente perché è bella. Questo è l'unico vero motivo. Va bene. Remi in barca. È bello rivederti. Dove andiamo? E andiamo più o meno. Facciamogli vedere di cosa siamo fatti. Nella direzione opposta. Non fosse che c'è. Giù la vela. Questa. Allora, forse questa è una famosa nave mercantile. Vediamo. Giù i remi. Arcieri, pronti. Non lo so se è una nave mercantile o meno. Loro non mi pare che ci stiano attaccando, quindi siamo davvero delle persone orribili. Tutti quanti, tenetevi. Ok. Tocca a voi. Occhio, frecce. Non ho premuto niente, ma. Ok. Ora non abbiamo niente da tenere. Quindi il mio piano sarebbe di non buttarla giù. Anzi, no, buttiamola giù perché noi più che i tesori ci interessano i materiali. Ah, è vero, c'ho gli attacchi incendiari. Vatti a ricordare come si usavano. Sì, distruggere le navi ci dava legno. E noi il legno ci manca un sacco. Ecco, ora ricordo che ci serviva qualcosa. Potrei volerci un pochettino, ma distruggerò qualche nave. Ok. Abbiamo preso una taglia, interessantemente. Perché penso che abbiamo infastidito troppi mercantili. 3 di 5 stiamo. Ora, mercenari, noi non lo sapremo finché non vediamo chi è che ci viene contro? Potremmo avere delle difficoltà con questi mercenari, va bene. Diamo un attimo un'occhiata qui, perché abbiamo trovato anche una zona con un forziere. Che sarebbe davvero duopo prenderci. Sarei stato anche interessato. Ops, buoni tutti. Qui dobbiamo fare una manovra. Tra l'altro, se noi mettiamo la mappa, taglia sulla tua testa. Ok, un mandante, cioè il simbolo con la borsella e il pugnale, ha messo una taglia sulla tua testa per vedere le azioni illegali, come uccisione di civili o militari, furto e distruzione di navi. Puoi usare l'opzione paga tutte le taglie della mappa. Paga ciascun mandante sulla mappa. Uccidi i mandanti! Posso uccidere il mandante e rimuovere la taglia. O mantenere un basso profilo finché non scade. Il mandante è di livello 42. Quindi paghiamo la taglia. E siamo a posto così, grazie. Piuttosto che un livello 42, o dei. Sto nella. La Caia è una zona che non fa per noi. La Megarida è molto più appropriata. Questi, ok, ho appena scoperto che questi sono i livelli della zona. E questo è molto importante averlo scoperto. Quindi, se trovassi dei mostri qua, rischiamo che siano di livello altissimi. Quindi, il piano è di non. E ripeto, non incontrare squali qua dentro. Oddio, sono dei squali. Potrebbe essere una morte davvero rapida. Oddio. Ok. Ok. No, la cintura è di livello 8. E quello squalo è di livello 8, che quindi non ci uccide con un colpo solo. Oddio, il terrore che ho avuto. Ok, via, 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 che questi squali pare non risalgano troppo, ma non possiamo esserne sicuri. Ok, queste taglie non ci stavano costando moltissimo, ma
è da vedere. A questo punto mi farebbe davvero piacere finire di distruggere i mercantili, anche solo perché ho scoperto che caricandoli molto velocemente li one-shottiamo. Più velocità! Quindi questo ce lo rendeva piuttosto semplice. Facciamo il test insieme. Bene, ora! Tiriamo sui remi e via di cattiveria. Sono dei civili, comandante. Quasi. Non avranno alcun bottino. No! Sono dei civili. Pardon. Arcieri, forza! Ok. Affondamento di una nave ci fa salire leggermente il tutto, ok? Quindi se uno poi tenesse un basso profilo, probabilmente. Ecco, infatti, dopo un po' sparisce, ma no, non è perché è un basso profilo. Comunque, ormai stiamo in ballo e balliamo. Finiamo questa missione che ci è stata data davvero di alta pirateria, diciamo. Sperando di non incorrere nell'ira di questi a fianco. Di cattiveria. Rallentiamo. Sì, ne siamo consapevoli. Non mi importunate, capitano. Maledizione. È riuscito a schivare un'intera salva di frecce perché era troppo vicino. Ok. Ora stiamo un pelo, ma un pelo sotto il limite per avere una taglia. E ci va bene così. Ci va benissimo così. Andiamo a Megaride e via. Abbiamo già fatto troppi danni. Hanno bloccato l'ingresso, il che vuol dire che dobbiamo fargli male? Probabilmente. Il modo migliore per partire e fargli male, secondo me, è andargli dritto per dritto. Rammins. Era un obiettivo, a quanto pare. Ok. Oh, si sono scontati fra di loro. Si sono scontrati fra di loro, grosso errore. Ci pensiamo noi a colpirli, tranquilli. Arcieri. Velocizziamoci un attimo. Non manchiamo questo colpo. No, facciamo prima. Sì. Via. Rottami vicini. Rottami vicini. Adesso un attimo, eh. Arcieri, avanti. Vogliono attaccarci ora. Ok. Via, via, via. Scudi, scudi alti. Benissimo. Pronti. Un po' basso il colpo. Aumentare la velocità. Velocità, velocità, velocità. Diamo il colpo di grazia a questi qua. Non ci interessano bottini per ora. Presi. Oddio, affondare una nave è sempre una taglia. Forse ci converrebbe razziarla? Siamo vivi e pronti a navigare un altro giorno. Spiegare le vele. E loro non ci stanno attaccando, a quanto pare. O almeno. Oddio, che balena enorme. Pronti, ragazzi, pronti a speronare, che loro sono decisamente in una brutta posizione. Pronti a colpire. No, dall'altro lato era. Ci colpiscono. Vai col fuoco. Bravissimi. Arcieri in posizione. Ok. Via. Questa volta vediamo di abbordarli. Non ero preoccupato. Non potevano affondare la testa. Rallentiamo. Rallentare. Ci possono tirare giavellotti, ma. Prepararsi. Abbordaggio. Abbordiamo quei cani. Aia. E dovrebbe morire. Posso utilizzare abilità io volendo, vero? Non ho. Ci sarebbe l'opzione per mantenere il controllo della freccia, ma non so bene come funziona ancora. Andiamo lava. Aia. Aia. Qui hanno gli scudi, ma non so bene come funzioni. Quindi gli ho tolto lo scudo. Ma è. Ah, perché è medio. Quindi non funziona. Ok, ok.
Però che qualcuno lo attacchi possibilmente. Meno 10 alla potenza della nazione. Cioè gli influenza così tanto. Ok. Cioè impatta tanto se abbassa la potenza della nazione a bordargli le navi. Abbiamo un Pilum. Molto gentile da parte loro, ma... I stivaletti spartani. Anche questo ci dà risorse. Ok, errore mio. Conviene sempre... Ok, ora abbiamo... Ho sentito, finora gli scontri più violenti sono avvenuti in Megaride. Gli spartani si preparano a un'ultima offensiva per cacciare gli ateniesi. Ok, abbiamo una taglia. Questa volta spero che sia da qualcuno alla nostra portata. Il mandante è di livello 8. Ok. Questa volta non vi daremo del vil denaro, ma idealmente vi elimineremo. Remi in barca e via. Questa è la Megaride. Terra interessante. Direi di fare un piccolo pit stop, però, che abbiamo questa fortezza... Possiamo approcciarci? No, ci sono dei punti in cui è considerato... Siete liberi fino al ritorno del comandante. Aspettatemi, ragazzi, aspettatemi. Questo per me davvero ha la priorità. Non so che sia davvero... Vediamo un po' sulla mappa se abbiamo anche... No, non abbiamo chi è sulle nostre tracce. Ok. Comunque abbiamo un luogo da approfondire. Ed anzi... Icaro, ci potresti magari salire un pizzico? Fantastico. Abbiamo... Ah, anche giustamente... Vediamo un po' di qua... Un bel po' di roba, forziere. Quello sarebbe da accendere, cioè evitare che lo accendano o da accendere noi? Mandante, eccolo lì. Ed è uno... È un soldato. Patroclo. Oh, Patroclo, così, dal nulla. Che ci mette una taglia di 100 dracme. Capisco. Cos'altro abbiamo qua? Quel simbolo è il simbolo... ma vuoi vedere che prendere queste fortezze riduce il loro potere? Lì c'è altra roba. Lì c'è qualcuno di più interessante. Un oplita. Ok, questa zona sembra... che più o meno ce l'abbiamo chiara. Giusto un attimo più avanti... Per sicurezza. Sì, mi pare che ce l'abbiamo abbastanza chiara adesso. Ora, se io fossi davvero un fico, andrei direttamente a prendere il mandante della taglia e via. Ma penso che una volta che abbiamo... Guarda quanti simboli. Qui si inizia a parlare di fazioni a tutti gli effetti. Qui i giochi stanno cambiando. Devo fare attenzione. Meglio non farsi scoprire. Ah, lì c'è uno ancora più in alto. Ah, ok. Mi stava vedendo? Li posso uccidere venendo dal parapetto? Sì! Dimmi che non lo vede. Dimmi... No, non voglio trasportarlo. Oddio, quanto è forte questo!
Mamma che sbraga. Ok, avveleniamo le nostre armi. Questa volta me ne sono ricordato. Non so come l'ho schivato. Aia. Mamma la botta. Non so perché ci sta mettendo 20 anni, ma grazie. Non andrà. Qualcun altro mi ha visto, mi sa. Aia. Non era così che doveva andare. Oh no. Ok. Approccio molto diverso. Stiamo eliminando tutti gli altri tranne che quell'enorme essere. Qualcuno qui in alto sui parapetti già l'abbiamo eliminato, ma... lì abbiamo il mandante. Ok. Questo si sta facendo positivo, si sta isolando rispetto a tutti gli altri. Quello è proprio un gladiatore, non è il mandante, errore mio. Ok, di che gladiatore stiamo parlando? Dorotella Strega Marina, mercenario. È alla nostra portata. Ok, ma non sarà così facile, quindi continua a essere meglio eliminare gli altri prima di lei. A questo punto forse potrei anche aspettare a uccidere il mandante. Opzioni. Il cane è di Dorotea? Lì non so se siamo visibili da questi qua sotto. Possibile? Mi sembrava un uomo più che una donna. Forse mi sto sbagliando. Ok, non siamo più invisibili. Oh. E anche questo ce lo siamo tolti. Lì ci potrebbe anche vedere. Proprio ci ha annasato, eh. Oh diavolo, stavamo cadendo, evitiamolo. Ok, questo è male. Non ci vorrà. No, 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 ok. Quello è anche il mandante, ok. Questo potrebbe risolvere parzialmente i nostri problemi. Ero sicuro di aver parato. Ok. Bene. Non abbiamo più il gladiatore, ma il gladiatore ce lo considera ancora nella zona. Fatemi capire come funziona. Esatto, è ancora qui. Io vorrei affrontare la signora. Si vede subito che non durerai tanto. Ah sì? Maledetta, il cane era suo davvero. Il cane è via. Non ho ben capito questi rallentamenti, ma... Benissimo, benissimo. Approccio da assassino. Apriamo menu. Dorotea la strega marina. Fu Talassa in persona a benedire con la sua furia Dorotea, un ex pirata, infatti è un uomo, che svolgeva incarichi sia in terra che in mare. Quando si stancava dell'una, si dedicava all'altro, muovendosi continuamente per evitare di essere trovata. No, donna. Viaggia per il mondo con un lupo, subisce più danni a distanza, cosa che
non ci ha realmente riguardato. Danno da guerriero in più ci interessa davvero poco. E è assolutamente identico, se non per l'estetica. Resistenza danno a corpo contro danno contro soldati ateniesi. No, teniamoci questo al momento. Non avevo neanche notato di cosa si stesse parlando. Qui sarà in peggio. Penso che venderò qualcosa. Oddio, aspetta un attimo. Ora le risorse iniziano ad avere un valore importante per noi, quindi ci ragionerò un attimo se smontarle o... Aspetta che c'era un'altra arma? Ah vabbè, sì, sono quelle che abbiamo visto prima, ma onestamente peggiore della nostra. Non sono male le risorse. Direi che queste, senza neanche pensarci, intanto le smontiamo. Tutto quello che non è almeno un pizzico oltre il comune. Va bene. Farò dopo il resto. L'orso si è un pizzico inalberato. Comprensibile. Lì fuori abbiamo ancora... Oddio, mica... Ho detto oddio, se rompe la gabbia è la fine. Forziere... una lettera misteriosa. Questo mondo è afflitto da molte piaghe, ma i criminali sono la minaccia più grande per la nostra società. Prendono ciò che vogliono e uccidono senza riguardi per l'onore o il dovere. Sono esseri empi che venerano unicamente se stessi. Sanate le nostre terre da questo morbo e la gloria sarà vostra. Ok. E di che roba stiamo parlando? Completa tutti gli obiettivi degli accampamenti di banditi. 3 di 10. Va bene. Questi sono soldati, tra l'altro, di che... Di carisma, di che... Di cosa stiamo parlando? Hanno a che fare con... Uccisi soldati ateniesi in tutta la Grecia, sì. Ok, quindi entra in questo tipo di missioni. Ok, perfetto. Prepara trappola. Vuol dire che se qualcuno dovesse venire a accendere il fuoco lo rimpiangerebbe. Lui non l'avevamo mica visto. Ai. Quelli sono degli uccellacci. Mi sono fatto malissimo. Non mi interessa che vengano visti. Depreda il tesoro della nazione. Ok. E che valore hanno esattamente questi tesori della nazione? Oddio, quante risorse. Ok. Depredare è la soluzione a tutto. Direi che è più... Lui un tempo stava fuori, ma si sta spostando all'interno. E questo mi preoccupa un cicinino. Ok, non te. Magari lui. E lui adesso. Perfetto. Mi sta anche bene che vedano i corpi a questo punto. Non è troppo grave che si allarmassero, ma... Il fatto di quei due che vanno a braccetto mi preoccupa. Oh, diavolo. Non mi ero neanche... Troppi soldati... in giro. E non è bene. Prima togliere la cosiddetta scorta. Poi pensiamo a lui. Oh, se ne è accorto. Veloce. Ah, maledizione, non ha funzionato. No, via. Ho sprecato il veleno, ma... Amen. Mi hanno sparato delle cose... E là. Cos'è? Era un uccellaccio. Ok, ha perso le mie tracce. Ottimo, perché con lui è davvero attaccarlo senza prima un attacco furtivo è folle. De-
decisamente sull'aggressivo adesso. Finito l'effetto del veleno, ma... Un altro? Ah, perché ha trovato il corpo. Ok. Doppio attacco furtivo. E poi... Ciao! No! Mi spiace, Timeo. Non è la tua giornata. Scappi per così poco? Assolutamente sì, Timeo. Tu sei fortissimo. Forza, sono in due. Sì. Interessante. Mi ha visto. Peccato. Oddio, che male. Non so. Non mi stanno venendo male le parate con quest'arma. Ok, meno male che è morto almeno questo. Questi scudi riesco a toglierli, ok. Ok. Molto meglio. Spero che prima o poi, arco ricurvo, di riuscire a trovare... No, non voglio trasportarlo. Spero prima o poi di riuscire a trovare modo di curarmi. Sarebbe davvero comodo. Comunque ottimo, ottimo, ottimo. Stiamo andando molto bene. E anzi, armatura, visto che prendiamo un sacco di pigne. Peggio per il danno da cacciatore, maggiore danno da guerriero. Ed è decisamente buildata per armi pesanti, che non apprezzo moltissimo. Quindi, molta armatura in più però della nostra. Quel danno cacciatore non è da poco, ma lo stiamo usando molto poco anche questo in realtà, quindi... Facciamo lo switch anche se ovviamente questa non è una build definitiva. Ridurre danno assassino per più armatura, solo 18 mi sta anche bene. E... lo riprendiamo subito qua. Lo riprendiamo subito qua. Arco, avevo trovato qualcosa di livello molto più alto. Danno da cacciatore molto più alto e anche danno assassino. Approvato. E una mazza pesante. No. Mazza pesante non è quello su cui vorremmo concentrarci al momento. Che cosa ci mancano? Abbiamo sia ucciso il polemarco che il capitano. È uno scorta di guerra da bruciare a quanto pare. E lo faremo molto volentieri. Anche se non so se ne sia valsa la pena di uccidere questi pennuti. Non ci ha dato... Ah, ci dà indietro giusto la freccia. Con calma. Allora, cerchiamo di... Ci potrebbero essere soldati che non ho visto perché sono molto distratto. E... Credo ci siano altri soldati in giro, ma... Non sarebbero i soldati più... Tosti, gambiere ateniesi migliori delle nostre, lui dice. Possibile, anzi, piuttosto possibile. Danno da cacciatore in più, toglie svario danno assassino. Bonus armatura 5, possiamo farne a meno. È un po' un peccato perché vorrei avere l'armatura più alta possibile. Vorrei fare un po' di allenamento nel corpo a corpo perché sono abbastanza una pippa per ora e devo imparare a schivare molto meglio e soprattutto il bloccare nei giusti momenti. E non mi sta riuscendo affatto bene.
Avvelenare le armi però funziona molto bene. Quello sì. Ok, pensavo, sentivo dei rumori come se ci fosse qualcuno. Molte risorse. Pancia mia, fatti capanna. Ok, ecco perché c'era un problema di legno. Perché non rubavo abbastanza. E questo però non ci ha contato come... aspetta. Torcia. Ok, ok. Ho capito come funziona. Ci vuole la torcia che... Cioè, ce lo dice fino a un certo punto cosa sia giusto fare, ma... Ci si poteva arrivare. Prima però deprediamo. Qui prima deprediamo ovviamente tutto e poi diamo fuoco. Non c'è altro. Fatto. L'orso rimarrà là. Assolutamente. Non era questo? Era esterno? Ah no? No, c'è una stanzina qui dietro. Dove pensavo di essere stato. Grosso errore. No, ci... penso di esserci stato ma di non aver bruciato perché non avevo semplicemente capito. E l'ultimo è di là. Come siamo atletici. Dov'è? Eccolo qua. Fatto. E abbiamo ridotto tantissimo la potenza della nazione con questo attacco. Fatemi capire come funziona la potenza della nazione. A parte che abbiamo qui un luogo da scoprire, che a questo punto potrei anche andare a farlo prima di andare oltre per il nostro vero obiettivo. Questa era la Monte Gerania, che è un dominio ateniese, ed è indebolita. Quindi ci sarà uno scontro fra fazioni in cui noi siamo più o meno coinvolti. Interessante. Beh, più che altro questa fortezza ormai è devastata. Cioè, chiunque, cioè, potrei dire al mio equipaggio di rendere questa casa nostra e non ci sarebbero problemi. Cioè, oddio, non ci sarebbero problemi. Probabilmente sbagliato perché immagino gli ateniesi prima o poi vorrebbero venire a riprenderla. Ma questo è un problema per un altro giorno. Adesso finiamo di esplorare quest'area. Così che non ci si debba tornare in futuro. Aia. Parate. Perché mi viene sempre da premere con il destro, ovviamente, ma... Allora. Osserviamo un attimo il tutto. Mi sembra una zona di banditi, in realtà. Criminale, esattamente. Cosa abbiamo in acqua? Un forzierino in acqua. E in alto un altro forziere. Belli diradati in giro. Ok. Non ho capito se ho parato o meno l'attacco del lupo. Perché ancora non sono riuscito a parare realmente qualcosa. Comunque, adesso... Io spero che qui non ci siano squali, onestamente parlando. Ok, allora. Grazie. Benda per l'occhio, è considerato un elmo? Forse. Per attaccare i loro signori, onestamente, non ho nessuna intenzione di partire da qua. Anzi,
converrebbe un approccio da tutt'altra direzione, da dietro. E non ci scordiamo che noi siamo degli assassini e non dei guerrieri. Il guerriero è proprio un'altra professione. Su. Prima cosa cerchiamo di prenderci sto forziere qua ovunque sia nascosto. E una volta che uno è nei pressi. Oddio, nei pressi è molto relativo come concetto. Oh diavolo. Ok, questo era proprio un altro luogo. Non era un punto interrogativo però. Non era un punto interrogativo, ma era comunque un qualcosa. Devo nascondermi se non voglio combattere. Vero? Sono in tanti. No, no, aspetta che... Non so se mi hanno... No, non mi hanno visto esattamente. Aia, oh diavolo. Ok. Veleno su Elame, veleno su Elame. Abbiamo degli arcieri pure. Ma per ora concentriamoci su quelli che abbiamo qua. Ok, ok. Ora, corsa di là, corsa di là, corsa di là. Schivare. Schivare. Schivare ancora. Quella spallata non credo fosse parabile. Ok. Sì, sì, adesso la liberiamo. Un attimo che dovrei un attimo capire dove stanno tutti i corpi. No, troppo. Ok. C'è qualcuno di vivo? Non ho problemi a liberarla visto che ci stiamo. Erano dei criminali quelli in fondo. Non credevo di tornare in libertà. E invece ha visto? Sì, ma cosa sta facendo, signorina? Mi imperplime. E non ho neanche problemi a rubare questo affare. Stivali del mercenario. Aspettiamo di avere un po' di oggetti. Qui stiamo per fare altro. Comunque, non so se quello rientrasse. Cioè, non so se fossero un gruppo correlato a questi criminali da questa parte della penisola. Sì, infatti questi forzieri sembrano... Oddio, ho fatto un errore! Ok, sono ancora vivo. Non me lo meritavo. Non me lo meritavo sicuramente, ma sono ancora vivo. Perché cercare di prendere tutti i forzieri potrebbe alla lunga essere un grosso problema. E sei da solo? No. Mi hanno già visto? C'è qualcuno? Erano perplessi, diciamo. Non era niente. Fermati lì! Ehi! Non imparate mai, eh? Questo va detto, non imparate mai. Vittoria! Sto prendendo fuoco. Aia. E non credo ci siano altri qua. Perfetto. È andata quasi bene da assassino. Mi sono quasi sentito professionale.
E finalmente quello per cui ero venuto in quest'area. Accampamento dei banditi della costa. Così è troppo facile. Ah, mi ha già visto? Cazzo, eccolo. Neanche userò veleni o altro con te. Sei venuta da sola. Tuo rischio e tuo pericolo. Cosa mi sono perso? Capo dei banditi e tesoro? Ok, quindi gli altri erano del tutto extra. Forse non dovrei impiegare il mio tempo per missioni secondarie come quelle. Però concentrarmi sui luoghi, quello sì. Attacco a catena sul capo che ha funzionato così direttamente? Bellissimo. Un intero accampamento così è stato davvero professionale da parte mia. Mi sono perso qualcuno? Non credo. E con perso intendo ho dimenticato di uccidere qualcuno. mi sta prendendo un po' troppo gusto essere andato via da la mia terra. Va bene così. Ora, torniamo alle cose un pizzico più importanti. Torniamo alla nostra nave. Domino ateniese piuttosto indebolito. E andiamo avanti. Di nuovo in barca. E non ci dovrebbero essere... Zona neutrale? Ok. E di là c'è un gladiatore a quanto pare. Non mi pare molto neutrale tutto ciò. Ah, forse è neutrale verso di noi. Non fa alcun prigioniero. Nostro padre. Ok. Se la cava il vecchio. Guardate, come quel cane ateniese di Pericle, Piteme, si nasconde nel suo partenone, circondata da drammaturghi e sofisti. Lui non osa affrontarvi con onore sul campo di battaglia. Sa bene che siete troppo forti. Sa bene che i giorni di Atene in Megaride sono contati. E sa anche che Atene sarà la prossima! Li abbiamo già un po' indeboliti noi, eh? Ma mi sa che il nostro padre è un po' più forte. L'idea quindi è che noi siamo qui ma lui non ci riconosca? Non penso che possiamo fare nulla adesso, saremo ultra più deboli di lui. Cioè, l'avete visto come combatte, diavolo? Tu! Hai spezzato tu il blocco ateniese. Mi stavano tra i piedi. Sparta ti è debitrice. Di che ti ha benedetto, amico mio. Sei arrivato in tempo per assistere alla gloriosa vittoria di mio padre. Di tuo padre? Non gli dirò certo che è mio fratello. I figli di Nicolò sono morti e... è quello che tutti credono. Non può essere tuo padre. Ho sentito dire che i suoi figli morirono a Sparta molti anni fa. Mi adottò dopo che fu disonorato dalla sua famiglia precedente. Io non potrei mai tradirlo. Tradirlo? A volte le cose non vanno come te le aspetti. La storia ha uno strano modo di... Poi come l'avrei... ricordarsi di... Cercando di salvare mia sorella l'ho tradito? Se tu fossi stato lì. Forse è così. Che assurdità, sei troppo giovane per aver vissuto queste cose. Ma basta con il passato, parliamo del futuro. Cosa ci fa un mercenario nel bel mezzo di una guerra per cui non è stato assoldato? Dimmi perché sei qui o ti faccio a fette per aver sprecato il mio tempo. Molto aggressivo improvvisamente. Dirò che sono qui per offrire la mia spada in modo da avvicinarmi al lupo.
rischierei anche di farci dei soldi. È un onore servire Sparta. Sono qui per offrire la mia spada al lupo di Sparta. Se vuoi offrire i tuoi servigi a mio padre, puoi farlo aiutando me. La flotta è distrutta, ma la Megaride è sotto il controllo degli ateniesi. Dobbiamo indebolirli se vogliamo affrontarli in campo aperto e rispedirli ad Atene. È interessante perché se io voglio avere una sola occasione di uccidere mio padre, devo essergli uno molto vicino, due io devo essere molto più forte. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per me. Come sta andando la guerra? Il blocco degli ateniesi è stato un tentativo disperato di fermare la nostra avanzata in Megaride. Ora ci prepariamo a cacciarli dalla regione una volta per tutte. I nostri ricognitori stanno localizzando dei bersagli chiave per preparare l'assalto. Sotto il comando del lupo, noi vinceremo. Tuo padre, chi è esattamente? Nicolao, il lupo di Sparta. Quando ero un ragazzo, la mia abilità lo impressionò e mi prese sotto la sua ala. Mi addestrò personalmente e finì per adottarmi. È mio padre e il mio mentore. Vivo per renderlo orgoglioso. Meno arrabbiato adesso. Certo avrei sentito parlare di lui. Solo un pizzico. Per sentito dire. Dubito che gli rendano giustizia. È un grande guerriero e un eccellente generale. Lo seguirei anche nel regno dei morti. E perché vi serve un mercenario per farlo? Avete a disposizione parecchi soldati. Non è una questione di quantità. I Megarici sono nostri alleati. Non invieremo soldati finché non avremo la vittoria in pugno. Tattico. I miei ricognitori stanno localizzando dei bersagli chiave. In quello sono molto più bravo perché sono migliore nell'uccidere bersagli chiave, anche se devo un pizzico migliorare poi nel combattimento dopo i primi colpi importanti. Ma il mio aiuto ha ovviamente un prezzo, soprattutto da chi si spaccia per essere mio fratello. Vi aiuterò a liberare la Megaride, al giusto prezzo. Tipico di chi fa il tuo mestiere. Niente onore o senso del dovere. Zero. Ma è meglio averti con noi che contro di noi. I nemici hanno già un mercenario dalla loro. Non hanno bisogno di altro aiuto. Ah, sì? Se riusciamo ad attirare il loro capo allo scoperto e a eliminarlo, schiacceremo gli ateniesi sul campo di battaglia e li rispediremo ad Atene. Distruggendo le scorte, rubando il tesoro ed eliminando le truppe scelte, dovremmo renderlo vulnerabile. Già ho iniziato. Prendi questo e mostralo ai miei ricognitori. Se li incontri, contattali per ottenere informazioni. Potrebbero aver bisogno del tuo aiuto. Ok. Il forziere che devo rubare, perché è così importante? Un esercito è fatto di uomini che devono essere pagati. Ruba le loro dracme, perderanno ogni voglia di combattere per le ambizioni altrui. Gli ateniesi sorvegliano strettamente il loro tesoro nel forte ai piedi del monte Gerania. Quello che ho già devastato? Ok. Che scorte devo distruggere? Qualsiasi cosa sia utile agli ateniesi. Cerca casse di rifornimenti e armi. Il porto di Nisaia nella valle di Rellelego è un ottimo posto da cui iniziare. È il luogo in cui arrivano i loro rifornimenti. Dov'è il capo degli ateniesi? È a Megara. Protetto da mura di pietra e da una guarnigione di soldati. Ma uccidi i suoi uomini, distruggi le sue scorte e derubalo, e lo renderai vulnerabile. Quindi con meno soldati? Chiaro. Forse so come agire. Ricorda, ogni soldato ateniese che elimini ci aiuterà a ottenere la vittoria. E quando avrò messo gli ateniesi in ginocchio per conto di Sparta, otterrò quell'incontro con Nicolao. Altrimenti toccherà a te. Manda quei cani ateniesi nell'Ade, Mistios. Fallo e il lupo si accerterà personalmente che tu venga ricompensato. Quindi neanche me lo farete vedere prima. Chiaro. Conquistare le nazioni. Ok. Aiuta Stentore a conquistare la Megaride. Per farlo devi ridurre la potenza della nazione della Megaride fino a dare inizio a una battaglia di conquista. Che è più o meno quello che stavo intuendo che stesse succedendo. Il modo più efficace per ridurre la potenza della nazione è uccidere i capi delle nazioni. Puoi affrontarli in ogni momento, ma ricorda che sono ben difesi quando la potenza della nazione è elevata. Per ridurre la potenza della nazione e indebolire la difesa dei capi, puoi uccidere i soldati della fazione, dare fuoco alle scorte da guerra e depredare il tesoro della nazione. Quindi noi qui abbiamo attaccato qualcosa di extra, diciamo.
Ne abbiamo quindi. Trovi e uccidi il capo ateniese. E uccidi i soldati ateniesi in Megaride 20. Peccato che... allora non avessi preso prima la missione. Perché questa non mi conta in modo retroattivo. Se il tesoro che serve agli ateniesi per pagare i loro soldati venisse rubato, il morale... E macerie. Distrugge le scorte ateniesi nella Megaride. Partiamo da qualcos'altro, tipo il tesoro degli ateniesi, visto che siamo un po' poveri. Con un po' intendo molto. Abbiamo qualcosa di utile qua? Esteticamente... Ah, forse preferisco questo. Sigillo di Stentore. Elmi. La benda, che dà più da cacciatore e meno da assassino. La benda è molto figa, onestamente, ma... Per ora no. Vada qua. Non mi interessano armature pesanti e similari. Questo è nettamente peggio, punto. E... Ci manca così poco per il livello 9, più che altro. Che cosa non ho visto? Maledizione. Daga della canaglia. Si adatta molto a noi, almeno come nome. I ateniesi non saranno propensi a combattere se non verranno pagati. Se voglio avvicinarmi al lupo, devo aiutare Stentore a sconfiggere gli ateniesi. Non c'è tempo da perdere. Ok, quindi ho fatto adesso il livello 9 e ho un obiettivo. Aiutare gli spartani per fare in modo che io poi possa uccidere il loro generale. Semplice, più a dirsi che a farsi. Ma ci lavoreremo.